Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B-Square Gaming. Siamo ancora un'altra volta su Dying Light. Allora, in verità, andando in giro un po' alla cazzo, trovate un sacco di missioni secondarie. E poi potete prendere proprio pedate nel culo. Ci sono ancora delle persone per me. Ricompensa in denaro 91. Cioè, mi hai fatto sciupare uno strumento e mi dai, no, e mi dai 91? Mi dai questi due lire qua? Ma stai scherzando. Vabbè, insomma, ragazzi, mi raccomando, belle spolliciate in su, condividete video, dateci una mano, perché siete voi naturalmente l'essenza di questo canale. Allora, intanto, per iniziare, noi dobbiamo andare... dobbiamo andare, dov'è il pallino? È sparito il pallino. Dobbiamo andare qui, se non erro. No, mi sa che mi si sono attivate. Allora, attiva, mostra sulla mappa. Ok, quindi è qua e noi siamo. Ragazzi, io vi giuro, siamo ancora parecchio lontani. Dobbiamo salire però per questa strada. Quindi, gambe in spalla, come si suole dire, e andiamo. Tra l'altro questa zona, io non me la ricordo minimamente. È pieno di case da esplorare, dove trovate delle missioni secondarie assolutamente prive di senso. Perché capita spesso di... Tipo là c'è sicuramente qualcosa da fare, però... Capita spesso di entrare dentro le case, trovate gente che vi chiede cose a caso, di cui la metà è totalmente inutile. No, ma in verità l'avevo esplorata, lì c'è il rifugio. Io quasi quasi mi terrei... Mi terrei sul tetto, non si sa mai. No, in verità c'ero già passato, vi ricordate che c'era... C'erano, insomma, tutte queste aree piene di trappole da sistemare. Allora, aspettate un attimo. Sto andando, forse è meglio andare da questa parte. Oddio, 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 non me ne ho accorto. Via. Ok. Quello è un runner, porca troia. Eccoci qua. Allora, questo è scassinare, è normale. Tra l'altro ho trovato una mazza, quindi ammazza che mazza questa mia spedizione. Oh, ora, e faccio notare che nell'altro video l'ho scassinato. Eccolo, adesso se mi capita di rompere un'altra volta, addio. Dai che ce la fa. No, no, per un pelo, perché alla fine... Cazzo, ma prima andava? Dai, dai. Fan bagno. Vabbè, tanto ormai ne abbiamo comprate a iose. Adesso così dovrebbe andare. Oh, l'altro... Quando non registravo... Oh, quando non registravo... Ma vai a cagare. Senti, mi hai rotto i coglioni qua. Però in uno di questi ho trovato una bella mazza. Quindi, insomma, sicuramente se riuscite a scassinare... Ah cazzo, ho superato l'obiettivo, mannaggia me. Mannaggia me che non sto mai a guardare. Ok. Quindi è qua dentro. Quindi volendo. Ok, qua non posso saltare. Però lì sicuramente sì. Devo entrare in questa casa. Non mi ricordo assolutamente cosa devo fare. Cosa vuoi? Sto cercando i salvatori. Non so di che parli. Sono un uomo di Brecken, dalla torre. Non mi interessa.
Togliti dalle palle o la smetterò di essere così educato. Senti, so che fate uscire gente dai bassi fondi. Una ragazza è passata di qui, Jade. Ti consiglio di sloggiare e basta. Dai, dimmelo. Ho fatto a Fetterais e ora tutta la sua banda mi cerca. Mi farebbe comodo un po' di cooperazione. Tu? Sei tu che hai tagliato la mano a Raiz? Mm-hmm. Sì. E ora devo andare al settore zero. Come ti chiami? Crane. Beh, Crane, non so come dirtelo, ma non ti basterà il settore zero per sfuggire alla vendetta di Raiz. Ma aspetta qui. Bella. Quindi aspettiamo qui. Guardate che hanno questo vizio di mettere... Aspetta. Crane. Sì, ha detto così. Davvero? Sei sicuro? Ah, ok. D'accordo. Vieni qui. D'accordo, ti porteremo dall'altra parte. Quando? Adesso. E il pagamento? Quello che hai fatto a Raiz basta e avanza come pagamento. Vai al tunnel crollato che portava alla città vecchia. Bussa alla porta che conduce alle fogne. Qualcuno si prenderà cura di te. D'accordo, grazie. Oh no, grazie a te. Mitico. Allora, vediamo un po' dov'è. Bla 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 bla. Qua. Caspita, mi volete dire che vado in un'altra area della mappa? Mitico. Tra l'altro sono le 11, quindi dovrei farcela tranquillamente senza che cari la notte, giusto? Giustissimo. Va bene, allora stavolta l'indicatore lo metto semplicemente qua. Ci sono un sacco di missioni secondarie. Trova l'abitazione di Gaz, che potrebbe sicuramente essere utile. Però chi se ne frega, farò anche delle missioni secondarie, non temete, un giorno. Dai, sali, sali. E quindi andiamo verso l'infinito e oltre. Dai. Piano piano stiamo diventando bravini a sto gioco. Piano, ma proprio piano piano. Qui. Minchia, guardate quanta roba. Quanta roba. Alcol. Ok. Ragazzi, dovete sempre aprire qualsiasi cosa. È inutile. Guardate, guardate. Guardate quanta roba qua dentro. Ok, questo è morto. Progetto luce chimica. Ha imparato luce chimica. Vediamo un po' com'è, cos'è questa luce chimica. Luce chimica, fermi. Porta questa piccola gemma. Allora, ce l'ho più o meno tutte. Armi di base. Vabbè, insomma, è un potenziamento per le armi di base. Aspetta che devo trovare. Tubo semplice. Ok, non mi serve un tubazzo. Spago invece può essere sempre utile. Minchia, sono già arrivati qui, maledetti monelli. Spostati. Ok, quella era per terra. Qui era dove avevamo trovato... Ah, forse era dove... Dove il nostro... Ah, cazzo, che palle. Qui è un rifugio. No, non volevo. No, dai, non voglio rotture di coglioni. Fatela pagare. No, 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 dai, fate i bravi. Fatemi andare via. Qui è uno dei pochi casi dove... Dai, vai via, 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 via. Via, 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 via. Che devo andare là. Che bravi che cadete proprio così. Qui c'è il filo spinato, però, che non mi piace proprio per nulla. Cazzo serve il filo spinato qua? Ah, sali, sali. Che palle. Questo è lo zombie che odio di più. Tanto questa è la casa di... È la casa di uno delle missioni secondarie, mi sa.
Vediamo un po'. Perché poi magari ci sono delle missioni secondarie che possono essere interessanti. Questa è... Parla con Jeff, riposa. No. Dai, su, sali. Dai. Cazzo, c'è un altro. Due addirittura. Che palle quando ce ne sono due. Dai, su, salta su. C'è lo zombie scorreggione, come potete vedere. Forse è crepato, forse. Ok, a posto così. Quindi siamo vicino al tunnel. No, tunnel sbagliato. Perché probabilmente dobbiamo andare in questa direzione. Non sono proprio convintissimo, in tutta onestà. Se andiamo giù di là, se andiamo giù di là, forse c'è qualcosa che possiamo fare. Quindi, scusami. Non potevi salire, mannaggia a te, cazzo. Attiva la trappola, vediamo, vediamo, vediamo. Dai! Niente. Oh. Crepa, crepa, crepa. Aio, aio, aio. Va bene, qui dove siamo? Siamo in un rifugio, non mi ricordo più. No, no, siamo di fronte a... Tra l'altro siamo di fronte a una casa, a un rifugio, tipo Survivors lì. Vabbè, ragazzi, non ho tempo di liberarla, devo andare verso... Tra l'altro anche lì c'è un... Abbiamo sbloccato evidentemente una... un rifugio anche qui, che assolutamente non mi ricordavo. Che tra l'altro questa è la bandiera di lui. Quindi questa sicuramente ci saranno dei i nemici. Ah no, ma ho capito dove siamo. Siamo usciti dove... un paio di video fa eravamo usciti qua. Scusate ragazzi, sono solo carichissimo. Ma... è così. Oggi va così. Solo per questo video. Non vi preoccupate. Anche se c'è gente che non è minimamente preoccupata. Va bene, guys. Allora, mi avete scritto sicuramente negli scorsi video che cosa pensate. Se vi piace, se vi fa schifo sto video. Il bello è che sto registrando ancora prima di vedere le vostre risposte. Io il mio parere ve l'ho dato. Però sono davvero curioso di leggere come la pensate. Cazzo, cazzo. E mo'? C'ha la miseria. Sì, e poi cazzo. Mannaggia, dai, dai, ma non ti puoi far male perché caschi un attimino storto. Dai, su. E che cazzo. Qua c'è nulla. Ok, qua non posso. Ah, qui però c'è la pianta. Piglia, su. A parte che lì dentro che cazzo c'è? Cioè devo assolutamente vedere che cazzo. Qua non c'ero mica stato, ragazzi. E che ne sai che magari trovo pure un'arma potente? Minchia ragazzi, quanto sono stato pro. Dai, arma, 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 arma. Sacchetto di che? Che arma ha preso? Allora, vediamo, perché ho l'Excalibur.
Falcetto da giardinaggio, 99,43 ragazzi, durevolezza, mica cazzi, dovrebbe essere qualcosa di interessante. Ok, però stavolta non so se c'è qualche trucco per rendere... prendere progetti o roba del genere. Allora, dobbiamo andare su questo cazzo di ponte. Bene, ragazzi, in verità era più facile di quello che sembrava, come al solito. Io sono arrivato dall'altra parte del ponte, poi naturalmente mi sono bloccato per ovvi motivi. E niente, siamo di nuovo qui, ragazzi, quindi belli carichi per riprendere la missione. Scusate, ho dovuto tagliare, ma perché stava diventando davvero lunga. No, 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 no. Minchia. Che cazzo, ero salito però, Va bene, dovremmo esserci quasi, quindi adesso piano piano facendosi tutti... Qui in verità, se uno avesse tempo e soprattutto ci fossero meno zombie, potrebbe scassinare di tutto di più. Però vediamo, l'appuntamento era qui. Ok. Ma dove cazzo mi fanno andare? Dov'è il tipo? È qua. Ok. Ragazzi, siamo sempre nelle fogne, io non so se fanno apposta gli sviluppatori, insomma, dagli, se non entri nelle fogne non sei contento, dove è buio, non ci sono possibilità di uscita e ti fottono facilmente, bah. Vediamo un attimo che cosa cazzo c'è, vediamo. Allora, per il momento mi sembra che il tipo che doveva accogliermi. Crane? In persona. Piacere di conoscerti, sono Azan. Ti aiuterò a cambiare aria. Ok, ci ha fatto entrare. Così avete portato di là anche Jade? Chi? È di qui, capelli scuri, carina, dura come il ferro. Forse. Saprei. Spesso non chiediamo i nomi. Minchia. Hai capito? Ma voi vi fidereste? Io fino a un certo punto, in tutta onestà. Ok. Ora non è il posto dove vorrei stare. In un'epidemia. Però sicuramente se tengono sotto controllo loro questi posti qua, magari... magari li hanno puliti, almeno spero. Senti, io vado avanti perché... mi piglia noia. Ok. Sembra tutto standard, senza niente. Questo sembra un soldato di Raiz, però vabbè. Bene, da qui in poi prosegui da solo. La via è segnata. Manteniamoci in contatto via radio. È stato un piacere, amico. Cioè, fare 2 metri? Vabbè. Dobbiamo fare uno alla volta. E quest'uomo deve passare per primo. Ma è appena arrivato e noi siamo qui da ore. Non faccio io le regole, state qui. Ah, pure più in basso devo andare. E soprattutto cos'è tutto sto gas? Minchia, speriamo bene perché ho una brutta sensazione, ragazzi. Ho una bruttissima sensazione. E tipo quel cadavere lì non è che proprio mi faccia stare più tranquillo, eh. Vabbè, speriamo.
Teniamoci alla larga assolutamente da quel tipo. Forse lassù devo andare. Hai dei punti abilità. Cazzarola. Allora, vediamo un po' quali sono questi punti abilità. Presa, sfrutta il movimento dei nemici per scaraventarli via, oppure calcio con rimbalzo, infligge maggiori danni, rimbalzo. Questo è, usa le armi da lancio o una torcia UV mentre guardi le spalle durante lo scatto per fermare gli infetti che ti seguono. Premi durante la corsa, questa può essere utile. Di mezza danni di caduta anche questa. Se viene afferrato puoi liberarti dai mordicarne più rapidamente. Non lo so, però nella paura che arrivi notte. Ma quindi che cazzo devo fare? Spiegami. Spiegatemi voi. Allora, qui... Cioè, come cazzo faccio ad andare lì sopra? Mio Dio, diventa un platform. Ok, qui... A meno che non posso aggrapparmi al tubo. Naturalmente il tubo... Ah, ecco. Minchia. Meno male. Oh, così mi piace. Minchia, ho rischiato. Va bene. Allora, adesso qui dovrebbe esserci... Mio Dio, mi ricorda troppo Mirror's Edge, in tutta onestà. Ma no, cazzo! Che epico fallimento. Va bene, ragazzi, a me non resta che darvi appuntamento al prossimo video.